Buonasera, bentrovati alla nostra rassegna stampa, il nostro sguardo alle prime pagine dei quotidiani che tra qualche ora potrete trovare in edicola. C'è ampio spazio per la politica, l'accordo sul tema intercettazioni, ma si parla ancora di tensioni, si parla ancora di Renzi, della tenuta o meno del governo Conte. Si parla poco, perlomeno sui giornali finora arrivati, del coronavirus e si parla del colosso intesa Ubi. Dunque di questa novità nel mondo bancario. Vedremo tutto questo tra un istante andando a vedere le prime pagine. Presento però prima i nostri ospiti di questa sera. In studio con me c'è Giuseppe Mazzei, editorialista della Discussione, benvenuto. Sì. Mentre in collegamento da Milano Enrico Paoli di Libero, benvenuto. Salve, buonasera. Allora andiamo subito a vedere con i giornali, dicevamo, la politica in primo piano, vediamo un po' come viene trattata sui quotidiani che, dicevo, sono arrivati almeno fino a questo momento. Allora partiamo, vediamo qualche titolo. Partiamo ad esempio il Mattino di Puglia e Basilicata, l'accordo in tarda serata, no all'utilizzo in procedimenti diversi da quelli per cui richiesti, sul filo delle intercettazioni, è il titolo di apertura. Renzi tiene sulla corda Conte mostrando i muscoli dei numeri, Cerno passa dal PD a Italia Viva. E poi sempre sulla instabilità ottenuta, difficile del governo, vediamo anche la Discussione, instabilità permanente senza strategia, lo vedete, è il titolo. E ancora andiamo a leggere, tutto si muove, tutto resta fermo nella politica italiana, un perenne falso movimento dei partiti e tra i partiti, una sorta di lotta continua di tutti contro tutti che ha un solo risultato, precipitare l'Italia in una pericolosa instabilità permanente che aggrava i problemi del paese. Nel giro di meno di 2 anni abbiamo visto un governo tra Lega e 5 Stelle, poi un 5 Stelle PD, ora si profila un'intesa fra Lega e Italia Viva prima di eventuali elezioni anticipate. Un cambiamento di alleanze così vorticoso in soli 24 mesi non si era mai visto. Dunque la Discussione che punta sulla mancanza di tenuta del governo, mentre l'altro titolo che abbiamo visto era sull'accordo che si è trovato sulle intercettazioni, come fa anche il Dubbio che apre su questo scontro sui Trojan tra Renziani, 5 Stelle e LeU, però poi l'accordo in extremis, intercettazioni, c'è l'intesa, l'emendamento Grasso fa infuriare Italia Viva, teniamo il testo di buona fede, voto rinviato oggi, ma la maggioranza poi si presenta compatta. E poi sotto giustizia parte il confronto sul tavolo tecnico. Allora, giusto per poi ci torniamo per dare un po' un primo commento, due visioni diverse, no? Parto dallo studio, Giuseppe Mazzei, da un lato abbiamo visto la Discussione che sottolinea, mette in luce la difficoltà di tenuta dell'esecutivo, dall'altro abbiamo visto ad esempio il Dubbio, il Mattino di Puglia e Basilicata, poi vedremo tutti gli altri man mano che arriveranno, che invece puntano sull'accordo che si è trovato sulle intercettazioni, facendo un po' eco anche a quello che ha detto Conte, no? Che ha tranquillizzato dicendo tutta la maggioranza vuole portare avanti con slancio l'agenda politica che ci siamo prefissati. Ma qui siamo di fronte a una partita più che a scacchi, una partita a poker, in cui ciascuno dubita che l'altro abbia un bluff e i due giocatori in questo momento sono Conte e Renzi. Ognuno pensa che l'altro stia bluffando. Renzi pensa che Conte non abbia i voti per sostituire eventualmente Italia Viva e Conte pensa invece che Renzi non possa spingersi fino alla crisi per andare alle elezioni. E il grande assente di questa partita sono gli altri due partiti. Il Movimento 5 Stelle che ha arroccato su se stesso e un po' diciamo si piegato nelle riflessioni, nella difficoltà che vede, i sondaggi non vanno benissimo, e il Partito Democratico che, avendo diciamo così in qualche modo è l'unico tra i partiti di governo che sta aumentando, almeno stando ai sondaggi, qualcosa nei consensi, potrebbe prendere maggiori iniziative e forse l'ha capito, perché a quanto pare il PD sta cercando adesso di ammorbidire un po' i 5 Stelle sul tema della prescrizione, sul quale tema ovviamente il PD non può farsi scavalcare
in fatto di garantismo da Renzi, ma la vera partita è che nessuno può permettersi di andare alle elezioni, né Conte può pensare di sostituire Italia Viva con un altro gruppo, perché credo che il Presidente della Repubblica Mattarella sia molto diverso da, come, da Scalfaro, che si fece portare una lista di parlamentari che dal centrodestra erano disponibili a, come dire, a tradire Berlusconi e andare a sostenere il governo Dini, e da Napolitano che, diciamo, ha gestito varie crisi in tante maniere. Mattarella credo che voglia una chiarezza estrema, per cui c'è una maggioranza, questa maggioranza deve andare avanti. Se questa maggioranza non c'è più, se ne prende atto, e allora il problema principale di Conte è che Conte ha sbagliato a non crearsi un proprio gruppo all'indomani della fuoriuscita di Renzi dal PD. In questo modo, se Conte avesse un proprio gruppo parlamentare di un manipolo di deputati e di senatori, potrebbe controbilanciare Italia Viva. In questo momento non ce l'ha e quindi è un po' imbrigliato, insomma. Allora Paoli, questa maggioranza c'è o non c'è? Alla luce dell'accordo sulle intercettazioni, dei cambi di casacca anche, no? Di queste ultime ore, chi passa Italia Viva, chi esce da una parte, chi entra dall'altra? È quasi una domanda da seduta spiritica per capire se lo spettro che si aggira a Palazzo Chigi è vero o verosimile, ma credo che in questo momento nel gioco degli scacchi che si sta giocando a Palazzo Chigi e anche a Montecitorio, cioè alla Camera e al Senato, credo che Renzi sia un mago, uno dei pochi che sappia giostrare le pedine sulla scacchiera come pochi altri. Da quel punto di vista sia i 5 Stelle che il PD, ma anche lo stesso Conte, hanno difficoltà a riuscire a interagire con il leader di Italia Viva. Del resto stasera ha annunciato l'ingresso di due nuovi acquisti, quindi sono 30 deputati e 18 senatori, i numeri cominciano ad essere abbastanza interessanti, ma per chi è appassionato del gioco dei numeri, perché poi chiaramente è fondamentale in questo momento sapere se ci possono essere dei famosi responsabili, se ci possono essere maggioranze alternative, variabili o che se ne dica. Io credo che in questo momento sia solo un gioco di tensione e fibrillazioni. La partita che si è giocata oggi sulle intercettazioni la dice lunga sulla voglia che ha questa maggioranza di restare insieme, non certo in forma coesa, ma attaccata alla poltrona per non andare a casa, perché d'altro canto in questo schema di gioco che ha tutto l'interesse per andare al voto è la Lega di Matteo Salvini, che ha i numeri per farlo, che ha le condizioni per farlo. E anche quando si va paventando, e lo abbiamo fatto anche noi in questi giorni, lo scenario possibile del governo alternativo con l'intesa fra due Mattei, cioè fra Matteo Renzi e Matteo Salvini, per un governo, definiamolo così, elettorale, visto che in questo paese i governi sono stati definiti in tutti i modi, da quello balneare a quello di salvezza nazionale, potrebbe essere anche quella un'ipotesi che in qualche modo il capo dello Stato potrebbe aver considerato. Io non credo, come ha sostenuto l'invadente e l'invasivo portavoce di Conte, che ci possa essere un Conte Ter, perché sarebbe davvero la barzelletta delle barzellette. Se questo governo non dovesse farcela, se questa maggioranza non dovesse farcela, o un governo elettorale o si va al voto, perché è il diritto dovere anche dal punto di vista del dettato costituzionale rimettere la parola agli italiani, perché hanno diritto di scegliersi un governo che non sia come dire, espressione di alchimie di palazzo. Ci ho detto, torno al punto di partenza e chiudo, fate molta attenzione perché Renzi da questo punto di vista è il mago che meglio di tutti sa giocare queste partite, lo ha fatto quando c'era Letta e Enrico Letta a Palazzo Chigi, lo ha fatto nelle partite successive e lo sta facendo ora, doppiando in qualche modo lo schema, anche se con variabili varie ed eventuali. Oggi, stasera ha lanciato poco fa questi lo messaggi, sentiamo, tra poco lo sentiamo, avanti, Renzi. Fino al 2023 c'è un programma di governo che presenteremo, ne parlerò domani sera a Porta da Vespa, insomma sta lanciando dei segnali importanti sui quali i 5 Stelle del PD devono riflettere a lungo. Allora, su Renzi e anche su quello che dovrà poter dire a Porta Renzi lo sentiamo tra un istante. Prima una domanda che a metà tra una domanda, una provocazione, una battuta, e poi ci sono le 400 nomine Mazzei da fare, che possono essere anche queste un collante per la tenuta del governo. Diciamo che è un passaggio abbastanza importante, perché non sono nomine qualsiasi, si tratta di non di poltrone da occupare, ma di potere reale da gestire in aziende importanti in cui lo Stato è protagonista, e quindi chiaramente tutti i partiti che sostengono il governo vorrebbero poter esprimere delle opinioni e delle preferenze. Chiaramente è anche
volgarmente detta merce di scambio, nel senso che se un partito non sostiene adeguatamente il governo non può pretendere poi di mettere troppo becco su queste nomine, per cui fin quando non si faranno le nomine è difficile che si vada a una rottura, perché nessuno vuol restare fuori da questa grande, diciamo così, opportunità di indicare persone di propria stima. Allora, da Milano ci torno, citavamo Renzi con Enrico Paolo, allora lo sentiamo. Renzi, che ha riunito i suoi di Italia Viva in un ristorante romano, ha rilasciato una serie di dichiarazioni, un po' le ha già anticipate appunto il nostro ospite, però ne sentiamo soltanto una di queste e poi torniamo a commentare in studio. E se il Presidente del Consiglio ha, come ha fatto credere Palazzo Chigi e il portavoce del Presidente, i numeri per andare avanti senza di noi? Va benissimo, è la democrazia parlamentare, quindi non dobbiamo essere per niente arrabbiati o preoccupati, anzi facciamo un grande in bocca al lupo. Se invece questi numeri non ci sono, verificheremo in Parlamento quello che c'è da fare. Allora Renzi che dice, se la vede un po' con te, se i numeri ci sono buon per lui, se non c'è ce la vedremo in Parlamento, e torniamo sempre sui numeri che citavamo e sulla tenuta possibile o meno di questo esecutivo. È molto semplice, in queste fasi dove il chiacchiericcio è a livelli di decibel altissimi, la realtà nuda e cruda di quello che si gioca veramente nelle stanze dei palazzi è il gioco dei numeri, perché non si governa se non si ha i numeri, non si ha una maggioranza se non ci sono i numeri, senza di quelli non si va da nessuna parte. Da questo punto di vista Renzi non dice nulla di strano, dice una sacrosanta verità. O Conte ha un numero di deputati e senatori per creare una maggioranza alternativa, o ad oggi Italia Viva con questi numeri, cioè 30 deputati e 18 senatori, diventa un elemento dirimente all'interno di qualsiasi discussione. Mi riaggancio a quello che diceva Giuseppe prima, badate bene che in primavera sono circa 400, ribadisco, sono circa 400 le nomine che devono essere fatte da parte del governo per quanto riguarda le aziende statali e parastatali. Ci sono partite grosse, Eni, Enel, e tanto per fare dei nomi così a caso. E quindi sullo sfondo è chiaro che c'è un gioco di pesi e contrappesi per star dentro quella partita e di non restarne fuori. Renzi, che da questo punto di vista le partite le sa giocare, in questo momento sta tenendo, come dire, entrambi i contendenti fermi sulla loro posizione, come se in qualche modo sapesse che quella di Conte è una linea Maginot che si può girare da qualche punto. Paoli, rapidamente, perché poi voglio mostrare altri giornali, stiamo parlando un po', stiamo commentando quella che è la situazione di tenuta, no, dell'esecutivo, però i titoli che abbiamo visto prima parlavano anche di questo accordo sulle intercettazioni. Nel merito di questo accordo non ci siamo andati, brevemente, per capire che vuol dire, che accordo si è trovato, per far capire anche a casa. È un accordo, al mio modesto parere è un accordo al ribasso, perché un subemendamento di un emendamento che inserisce due parole dentro un passaggio per quanto riguarda le intercettazioni, sostanzialmente si dice soltanto quelle fondamentali e strategiche possono essere usate nella fase necessaria. Insomma, si mette in qualche modo, si imbriglia un po' quello che invece aveva allargato l'ex presidente del Senato Grasso, che voleva un uso molto più ampio delle intercettazioni. Invece in qualche modo con quei due passaggi, con quelle due paroline, si sono riportate ad un angolo più stretto, ad un uso molto più, come dire, concentrato e mirato. È un'intesa, se volete, al ribasso, ma è un'intesa che dà in qualche modo il segnale di tregua all'interno di una maggioranza che aveva bisogno di trovare un punto attorno al quale far ruotare tutto il ragionamento. Ma non è strategica questa intesa, è soltanto, come dire, passatemi il termine che è tanto di moda, è come se fosse una ciambella di salvataggio in questo momento. Un po' un prender tempo. Ma di fatto l'emendamento presentato dall'ex presidente del Senato Grasso non era stato concordato con la maggioranza, quindi non aveva, diciamo, in partenza, bravo, i crismi per poter andare avanti. Era autorevole, perché lui è un
insomma, è quello che è stato, un grande magistrato, un presidente del Senato, però era, diciamo, non sostenuto adeguatamente, quindi ovviamente anche PD e gli altri hanno dovuto fare marcia indietro. Ma adesso il grosso problema è capire se il PD riuscirà a convincere i 5 Stelle ad ammorbidirsi un po' sul tema delle prescrizioni, della prescrizione, per smontare un po' la polemica di Renzi. E a quanto pare il PD pare che stia muovendo in questa direzione, in questo modo per disinnescare un po' le varie mine di cui Renzi ha disseminato un po' il terreno. Andiamo a vedere qualche altro titolo, sempre sulla politica rimaniamo, perché le aperture sono più o meno per la maggior parte su questo. È arrivata La Repubblica, il destino del governo, operazione Salva Conte. Un gruppo di senatori lascia Forza Italia, l'ex ministro Romani dice saremo interlocutori dell'esecutivo, Renzi pronto a sfidare il Presidente del Consiglio, non mi rappresenta più, o cambia o farà a meno di noi, dice il Premier, il Presidente del Consiglio, Conte, se Italia Viva vuole uscire affrontiamo la crisi in Parlamento. E poi vediamo l'editoriale, qualche passaggio di Ezio Mauro, il paese in apnea è il titolo. Se non sai chi sei, difficilmente saprai dove devi andare, vale per la vita, non si capisce perché non dovrebbe valere anche per la politica. Come ogni organismo vitale, il governo è esattamente davanti a questo nodo che non riesce a sciogliere, semplicemente perché non può, mancandogli la percezione di se stesso, la nozione di che cos'è, cosa trasmette ai cittadini, cosa significa nella vicenda del paese. Tutti i tavoli governativi che dovrebbero affrontare un problema per risolverlo si aprono a ripetizione senza mai chiudersi. Dunque un paese in apnea, dice La Repubblica. Il Manifesto anche a questo titolo sulle difficoltà della maggioranza, pentola a pressione, la guerra di nervi scatenata da Renzi si mimetizza con un doppio voto di fiducia, oggi sul decreto mille proroghe e tra oggi e domani sulle intercettazioni. Ma ormai il fuoco amico contro il governo è un crescendo, dalla prescrizione alle nomine, alle elezioni regionali. Questi sono un po' anticipati dunque i temi di discussione, i temi che creano problemi all'esecutivo. Secolo.it, menano solo Renzi, i 5 Stelle schierati contro Gualtieri nel collegio per la Camera, ma Zingaretti non gli dice nulla. E poi vediamo, sempre per rimanere sulle questioni politiche, diamo un'occhiata anche all'opinione, eccolo qui, piange il telefono di Conte, il Premier cerca disperatamente responsabili per sostenere il proprio esecutivo, ma la ricerca non ha esito e spiana la strada a chi punta ad un governo diverso per gestire le future elezioni. Insomma, abbiamo visto che il tema è sempre lo stesso, poi il taglio può essere più o meno ottimista su quella che è, su quello che è il futuro dell'esecutivo. Torno per un attimo sulla Repubblica, perché a centropagina c'è un altro tema che non riguarda chiaramente la politica, anche se la riguarda parzialmente, tra poco vediamo perché. Coronavirus, un altro turista in isolamento in Liguria e poi in quarantena la Diamond Princess è ferma nel porto di Yokohama in Giappone dal 3 febbraio, contagio in crociera, l'italiano 72 anni sulla nave, una situazione, racconta, fuori controllo. Dunque il coronavirus sulla Repubblica. Avvenire non ce l'ha, ci torneremo, però insomma cominciano ad esserci anche i giornali che parlano del coronavirus, fra poco ne peschiamo degli altri. Rispetto a questo, dicevo, un tema del coronavirus che tocca anche la politica, perché non molto tempo fa, poco fa, Di Maio ha dichiarato che di fatto sta partendo un primo volo con dei medici per fare dei primi esami, no? Per poi riportare a casa i 35 italiani, uno è stato riconosciuto infetto, ammalato di coronavirus, che sono sulla Diamond Princess. Però questa vicenda del coronavirus, riparto da Mazzei, in realtà, che fino a ieri era molto presente, stiamo vedendo oggi sui giornali trova meno spazio. Ma diciamo che è un po' come succede per tutte le notizie, quando una notizia è ripetuta per un lungo periodo di tempo, poi ci si fa un po' la suefazione, anche se questa non è una notizia di poco conto. Sulla questione della nave da crociera è evidente che è stato fatto un errore enorme di valutazione. La nave da crociera è un universo chiuso e se tu hai dei sospetti che qualcuno possa essere infetto, la prima cosa che devi fare è mandar via tutte queste persone, evitare che si possa diffondere il contagio,
all'interno di un universo chiuso, qual è una nave da crociera, per cui lì è stato commesso un grande errore di valutazione. Invece la posizione più nuova è quella della Russia, che ha chiuso tutti, diciamo così, i canali di contatto, pur avendo ottimi rapporti i due governi, di Putin e di Xi Jinping, tutti i contatti con la Cina, in qualche modo copiando quello che ha fatto un po' il governo italiano, che fin dall'inizio aveva preso questa decisione molto drastica di evitare di bloccare tutti i voli da e per la Cina, prendendosi anche delle critiche e anche un po' di rammarico da parte del governo cinese, ma in realtà è stata una mossa che si è dimostrata, diciamo, valida e ben calcolata. Intanto lo possiamo vedere, il manifesto, lo vediamo anche nel nostro schermo, parla proprio di questo, il titolo in alto: Mosca chiude le frontiere ai cinesi, coronavirus, calano i contagi. E poi Enrico Paoli, c'è da tenere presente sempre che questa vicenda del coronavirus, al di là delle ripercussioni sanitarie evidenti, sta già avendo anche ripercussioni economiche. Non solo in Cina. Sì, ma sai, in Italia almeno ce la stiamo giocando troppo, forse, su questo piano, cioè le questioni economiche e le questioni sanitarie. È chiaro che la questione economica c'è ed è di rilevanza, forte, perché ne parlava stasera anche il ministro Gualtieri, non abbiamo dati certi per quantificare quant'è il danno, ma sicuramente incide molto sull'economia del nostro paese per quanto riguarda i rapporti delle aziende e dei lavoratori che sono in Cina. Però il problema è che tecnicamente, dal punto di vista sanitario, ci sono delle accelerazioni in qualche caso e delle brusche frenate in altri casi. La Russia, che agisce in modo così repentino, in modo così forte, marcato e deciso, perché dà un segnale forte. Noi che cerchiamo di contemperare la bontà dei nostri intenti con la necessità di essere decisi sugli interventi sanitari, insomma una linea chiara a volte non siamo riusciti a prenderla. Il caso della nave da crociera mi sembra sia emblematico di come non si sia saputo approcciare nel modo migliore la questione, perché quella del virus è un problema serio, perché in qualche modo i ritardi della Cina nella comunicazione, i ritardi stessi all'interno del paese nell'affrontare l'epidemia, le diverse grammatiche che si parlano nei paesi europei anche in un contesto di questo tipo, in qualche modo creano una difficile interpretazione dei fatti, e questo si traduce poi in azioni divergenti fra paesi che dovrebbero ragionare la stessa lingua. Insomma, non si può pensare che la Francia, la Germania, l'Europa, che sono i nostri vicini di casa, possono avere manovre diverse rispetto alla nostra, anche se su questioni millimetriche. Io credo che invece sull'azione si debba essere, da un sol coro, una sola voce, perché il problema potrebbe essere molto più grosso di quello che i numeri non stanno dicendo. Mazzei, c'è stato anche un problema in effetti di comunicazione. Non è ben chiaro quanto di incapacità nel gestire la comunicazione ai primi interventi, parlo della Cina direttamente, quanto nel voler effettivamente tenere nascosta un po' un'emergenza, ma non la è ben Cina, chiaro, diciamo, come sia andata. Da questa vicenda uscirà un po' malconcia anche il potere, perché chiaramente loro stessi si sono resi conto di aver gestito con una certa superficialità, cercando di negare, di accusare quelli che invece avevano rivelato la verità. Poi Xi Jinping dice che dal 7 gennaio si occupa della questione, ma insomma hanno un po' dato versioni contrastanti. Il problema è che chiaramente il colosso cinese oggi ha un tale peso sull'economia mondiale, sull'interscambio delle persone, che non può più permettersi il lusso di non guardare in faccia la verità, alla realtà, di negare delle cose, soprattutto di non prendere degli interventi di sicurezza sanitaria per larghissime fasce della sua popolazione, che ancora, a dispetto del grande peso che ha la Cina, il 18% del PIL mondiale, queste popolazioni vivono in condizioni che non sono adeguate a questo ruolo della Cina. Gli studi più recenti parlano di una possibile flessione del prodotto interno lordo cinese dell'1%, che sarebbe enorme. Già molte aziende, non solo in Italia ma ovunque nel mondo, la stessa Apple pare che abbia problemi di approvvigionamento di semilavorati, di prodotti che derivano dalla Cina, e quindi tutto il commercio mondiale risentirà di questo peso. E questo è un grosso problema anche per l'Italia, perché già l'Italia negli ultimi mesi del 2019 aveva subito un calo della produzione industriale molto alto.
inferiore a quella della Germania, ma naturalmente questa situazione peggiora tutti i conti di tutti. E siccome noi siamo il fanalino di coda dell'Europa per quanto riguarda la crescita, che era lo 0,03 e rischiamo di arrivare allo 0,00, e per noi questo dovrebbe essere una grossa preoccupazione, ma di questo sinceramente in tutte queste polemiche nel governo tra Italia Viva, Conte e dintorni, di tutto si parla, fuorché di come tirar fuori l'Italia dalle secche di una recessione che è ormai alle porte e che porterà grossi problemi per le famiglie, grossi problemi per i lavoratori. Tante aziende sono in crisi, ci sono oltre 150 tavoli di crisi al Ministero dello Sviluppo Economico. Di questo si vorrebbe che la politica si occupasse un pochettino di più e non soltanto di polemica. Adesso aspettiamo le grandi diciamo così, dichiarazioni che farà Renzi domani sera a Porta a Porta, e si spera anche che le faccia in Parlamento, perché comunque quella è la sede, diciamo, a parte il piacere di averlo sulla RAI, che ci fa piacere, essendo io un ex RAI sono ben contento, però insomma sarebbe bene anche che se ne parlasse nell'aula parlamentare, no? Ecco, ma cioè, è sintomatico dello stato del paese, se dobbiamo aspettare che Renzi parli a Porta per sapere se questa maggioranza sta insieme o si divide, se ci sono responsabili o no, beh insomma siamo messi bene, perché voglio dire, il segnale non mi sembra dei migliori. Al di là della facile ironia, è certo che ci sono questioni molto più serie che vengono messe in secondo piano con una, come dire, con una destrezza da borseggiatore, e questo francamente non fa bene al paese, ad essere onesti. Allora, vediamo qualche altro titolo, perché è arrivato anche il Corriere della Sera, che apre su temi politici, per l'appunto. Corriere della Sera, Conte alla sfida con Renzi, così apre il Corriere. Stesso fa La Stampa, il quotidiano torinese: governo Conte sfida a Renzi, lo aspetto in Parlamento. Sempre di politica, da un altro punto di vista però, è il Fatto Quotidiano, che parla di Renzi, ma non Renzi che litiga con Conte, non Renzi che si prende dei nuovi parlamentari con Italia Viva. La questione qui è un'altra: da Consip all'Air Force si indaga per truffa, Renzi più guai penali che voti, il GIP fa a pezzi le non indagini romane su papà Tiziano, Bianchi, Verdini e Company, svolta nell'inchiesta sull'aereo blu, costato 26 volte il suo valore. E così dunque un altro punto di vista su Renzi, quello che troviamo sul Fatto Quotidiano. Anche La Verità parla di questo in apertura: l'ordinanza esclusiva Consip, altro che complotto contro Renzi. Il GIP non hanno indagato sul gran capo. Il rottamatore parlava di intrighi e sedanni, ma il giudice alza il tiro e chiede di iscrivere l'ex alleato Verdini nelle carte. Aspre critiche agli inquirenti, rilievi inadeguati su alcune telefonate partite da Palazzo Chigi. Ritenuto centrale il ruolo di Babbo Tiziano, che resta indagato per traffico di influenze esercitato in due mediazioni. Poi sarebbe stato aiutato dalla fuga di notizie. Questo sulla Verità. Tra un secondo vi chiedo un commento su questo nuovo capitolo di Renzi da questo punto di vista. E sotto però: la fabbrica delle sardine non paga l'affitto, i gadget del movimento vengono prodotti dai richiedenti asilo in un edificio di proprietà di una parrocchia bolognese, concesso incomodato d'uso, e la vendita dei pesciolini è fatta passare come erogazione liberale. Chiaramente è una notizia non notizia forse, però mi serviva per parlare per un secondo con voi delle sardine. Le sardine che sono andate a Napoli, mentre c'era chiaramente anche Salvini, che hanno detto, riparto da Mazzei, siamo in una fase matura, a questo punto stiamo capendo bene, abbiamo forse capito quali debbano essere i nostri alleati per un'alleanza, un'alternativa progressista alle destre. La domanda è: le sardine sono in una fase matura, come hanno dichiarato oggi? Ma crescere troppo in fretta non fa bene a nessuno. Le sardine sono emerse così, diciamo, un mese fa, sostanzialmente. Ora, pensare che in un mese un gruppo di ragazzi si possano trasformarsi in un partito, tra l'altro io non capisco neanche tanti colleghi, parliamoci molto liberamente, che in tanti talk show televisivi fanno alle sardine domande su aspetti programmatici molto complessi per la risoluzione dei problemi del paese.
Domanda alle quali non sono in grado di rispondere neanche politici navigati e sperimentati da tanto tempo. Noi pretendiamo che questi ragazzi tirino fuori la soluzione, che ne so, dell'Alitalia o di altre questioni, di Whirlpool, su cui si sono scontrati tre ministri, hanno tutti e tre, come dire, beccato batoste dal comportamento disinvolto di alcuni gruppi imprenditoriali. Insomma, non possiamo pretendere dalle sardine, neanche loro dovrebbero prestarsi a questo gioco, che è un gioco al massacro per loro. Devono crescere e crescano lentamente, pensando, studiando, intanto mobilitando le piazze, che fa sempre bene perché la democrazia è bella, la partecipazione, però non pensino di poter sparare sentenze su tutto senza aver prima studiato, altrimenti fanno peggio di coloro che loro criticano, che diciamo hanno dato un non eccellente esempio, diciamo, di come, voglio dire, fare comizi è un conto, governare un altro. Ecco, loro in due mesi non possono diventare un partito sperimentato e di grande spessore. Con calma. Paolo, è d'accordo? C'è una sopravvalutazione e autosopravvalutazione delle sardine? Questo era un po' il senso del discorso di Mazzei. Guarda, secondo me sono talmente mature che sono pronte a cadere dal pero, perché oggi, devo dire, la prova del fuoco l'hanno avuta in Campania. Hanno affrontato questa prova a Napoli, dove poi andranno a fare una iniziativa a Scampia, attaccando frontalmente il governatore Vincenzo De Luca, del quale si potrà dire tante cose, che però non abbia lavorato, questo mi sembra realmente eccessivo. L'hanno attaccato dicendo che è divisivo, che dovrebbe fare un passo di lato, cioè non ricandidarsi, e le sardine auspicano per la campagna un candidato diverso per quanto riguarda il centro-sinistra, dando già una patente di credibilità o di capacità ad un governatore che poi andrebbe valutato sul piano pratico, cioè sui fatti, di cui poi le sardine non hanno minimamente parlato, che poi in serata hanno risposto dicendo: ma noi non discutiamo la persona ma sostanzialmente il personaggio, e non ci piace il suo modo di esprimersi. Beh, se questa è la politica nuova delle sardine, arridateci la vecchia, perché tutto sommato qualche cosa De Luca in campagna l'ha fatta, poi lo si può attaccare sul piano politico, ma non certo nel modo e nella forma che hanno fatto le sardine, perché sembra veramente il gioco di società che è divertente ma che non produce effetti pratici dal punto di vista politico e del governare un territorio complesso come quello della Campania. Ma dico della Campania perché è l'esempio più eclatante, perché poi lo potremmo come dire sovrapporre ad altre vicende in cui le sardine si sono gettate in mare, abboccando poi alle cose peggiori e dando forse anche il peggio di quello che potevano dare in questo momento. Mature no, sicuramente sono state una novità in Emilia, ma c'era dietro, in molti retroscenisti l'hanno sottolineato e anche noi l'abbiamo scritto, come dire, la mano, l'ombra di Prodi, così si dice, e lì ha funzionato. Fuori dall'Emilia sembra che qualcosa non vada per il verso giusto. Allora, altro tema che c'è sui giornali è il colosso, l'intesa, il colosso intesa Ubi. Andiamo a vedere, chiaramente ne parla il Sole 24 Ore, non è l'unico Sole 24 Ore che però non apre su questo, perché l'apertura è su un altro tema: IRPEF, alto là dell'INPS, con il taglio al cuneo difficile fare la riforma, ma c'è, eccolo qui, vedete, in taglio più centrale, Messina, con intesa Ubi nasce un campione europeo nei ricavi. La nostra mossa è in linea con le aspettative della Banca Centrale Europea. La borsa promuove l'OPS. Sempre sulla questione intesa Ubi c'è anche il Quotidiano Nazionale, questo è il Resto del Carlino. Intesa Ubi, un gigante europeo, Messina, uniti saremo più forti. Forse oggi la risposta della banca guidata da Massià. La borsa intanto premia la sfida. E ancora sulla Gazzetta del Mezzogiorno e sul Giornale si parla di questo. Il Giornale apre decisamente su questo: svolta nel credito è il titolo, super Banca d'Italia, così il colosso intesa Ubi può scuotere il paese più del governo. Sportelli, correntisti, azioni, tutti i dettagli. E poi andiamo a vedere anche sul medesimo tema la Gazzetta del Mezzogiorno, che non ce l'ha in apertura perché vedete il taglio più in alto è questo. Renzi, fiducina a Conte, trovata a fatica l'intesa sulle intercettazioni. L'ex premier ok a patto di non cambiare il testo con gli emendamenti, ma rimane alta la tensione sulla prescrizione. Italia Viva non si arrende. Poi Salvini dà in Puglia, attesa per il nome da schierare alla regione. Però se scendiamo più in basso, eccolo qui, Ubi intesa, così nasce la terza banca d'Europa, un gruppo da 48 miliardi, taglio di 5.000 dipendenti, e questo è il titolo che troviamo
appunto sulla Gazzetta, nello specifico del Mezzogiorno. Allora, un commento rapidissimo, Mazzei, su questo nuovo colosso. Beh, questa è una cosa importantissima ed è un esempio di quello che bisognerebbe fare in Italia in tanti settori, cioè creare dei campioni nazionali di livello europeo, aggregando aziende e creando appunto, diciamo così, delle dimensioni molto grosse. Oggi noi siamo un paese in cui il 94-95% sono piccole e medie aziende, alcune sono eccellenze, però se si coalizzassero alcune degli stessi settori potrebbero creare dei grandi campioni. Abbiamo perso praticamente il controllo della moda, che in mano ai francesi, perché non abbiamo saputo fare questo. Nel settore bancario, devo dire, con tutta la cenere che ci mettiamo in testa per tutta una serie di inchieste che ben sappiamo, Popolare di Bari, quelle che è stata MPS, eccetera, però il numero delle banche in Italia è molto diminuito, più di quello che è avvenuto in Germania. Il sistema bancario tedesco sta messo molto peggio di quello italiano. Quello italiano è sostanzialmente abbastanza risanato e la mossa di Intesa San Paolo è una mossa che va nella direzione giusta, creare un grosso gruppo. Tra l'altro non è andata a salvare una banca, ha comprato o avrebbe intenzione, diciamo, di fare uno scambio di azioni di una banca che andava bene, solo che le proporzioni sono enormi, 4 miliardi di utili di Intesa e 250 milioni di utili di UBI, però va tutto bene, le dimensioni sono importanti. Ricordiamo che in Italia negli ultimi 10 anni sono andati via circa 100.000 lavoratori del settore bancario e non è successo niente di drammatico perché si è saputo gestire questa situazione. Quindi si continui pure così. Quindi una mossa vincente, Paoli? Ma sicuramente è interessante da seguire per due aspetti, due questioni principali. Il tema delle aggregazioni in questo paese è un tema necessario e fondamentale, perché altrimenti se si continua come si è fatto per anni con il piccolo e bello, rischiamo di essere schiacciati da quelli che stanno crescendo in Europa. E l'altro aspetto è capire poi sul piano pratico se quell'istituto che crescerà, il maxi istituto, sarà sempre più banca o cercherà di fare altro, come stanno facendo le banche che si sono buttate sul settore assicurativo e il comparto che gli sta attorno, perché il problema del credito oggi è fondamentale in questo paese, accedervi non è facile, avere un sistema bancario come dire sovradimensionato può essere utile, ma c'è poi da capire quale sia la risposta nel concreto nel rapporto con i correntisti e con quello che ancora oggi c'è allo sportello, perché ribadiamo il problema del credito più che del sistema del credito in questo paese è abbastanza importante, perché molte piccole aziende non riescono a campare proprio perché non riescono ad avere la liquidità da parte delle banche per poter operare, e questo dimensionamento maggiore potrebbe essere, come dire, una chiave per riaprire quel filone. Anche il Sacro XIX lo possiamo vedere, titola su questo: nozze Intesa UBI, la borsa corre, in banca è l'ora delle aggregazioni, Messina all'offerta da 4,9 miliardi, vantaggi per tutti, sarà un campione su scala europea. Secondo gli osservatori la mossa annuncia il consolidamento del settore, la grande incognita resta MPS, questo è il Sacro XIX. Però ci spostiamo perché prima di chiudere volevo mostrare qualche altro argomento che troviamo ancora sui quotidiani. Andiamo a vedere Avvenire, Bari Mediterraneo, a tema il martirio dei cristiani in Libia, Siria, Iraq e le sofferenze in Terra Santa, Turchia e Bosnia. Comincia oggi il G20 dei vescovi di 20 paesi legati al Mare Nostrum, al centro dell'incontro c'è l'urgenza della riconciliazione fra tutti i popoli. E poi anche sotto la mossa di Intesa Subi verso un colosso bancario. Questo su Avvenire. L'osservatore, andiamo a vedere l'osservatore romano che parla del conflitto siriano: non conosce fine la tragedia del conflitto siriano, scoperta una fossa comune a Damasco mentre continuano i bombardamenti nel nord-ovest. E poi più a destra invece accordo dell'Unione Europea per la Libia, nuova missione navale sull'embargo delle armi. Dunque due temi di politica estera, come spesso accade con l'osservatore romano. Abbiamo visto il Sole 24 Ore. Due commenti rapidi da entrambi su questi due temi, avete un minuto a testa, a scelta. La Libia, questo accordo sull'embargo delle armi e l'altro appunto il conflitto siriano. Va avanti Assad che dice di aver quasi riconquistato tutto, ma si continua intanto a morire con quasi 1 milione di civili in fuga verso la Turchia. Beh, per la Libia oggi c'è stato un importante incontro tra i nostri ministri degli esteri e della difesa con Lavrov e il suo collega della difesa russo, perché l'Italia in qualche modo è ritornata
un po' nella partita della Libia, dalla quale era stata esclusa dagli accordi che vedevano la Germania, insomma, come primo attore. Diciamo, in qualche modo abbiamo recuperato un ruolo di dialogo. Naturalmente la situazione è molto compromessa e sicuramente l'Italia ha tutto l'interesse di mantenere, diciamo così, il bandolo della matassa, di dimostrare agli altri che può sviluppare un proprio ruolo all'interno del Mediterraneo. Ma la partita si è complicata perché chiaramente ormai gli schieramenti, la Russia sostiene una parte, la Turchia sostiene un'altra, le armi continuano ad arrivare, per cui fin quando non c'è un vero e proprio controllo sulla effettività dell'embargo, della pace, delle trattative per la Libia, si parla solo a vuoto. Quindi la prima cosa da fare è bloccare qualsiasi possibilità di approvvigionamento di armi e di vendita di armi a tutte e due le parti. Quando smetteranno di sparare se ne potrà parlare. Paoli? Beh, per noi è una questione fondamentale la Libia, essere tornati in qualche modo partner di questo scenario è fondamentale. È chiaro che prima o poi ci sarà da discutere che tipo di opzione si vuole mettere in campo per controllare quella realtà e quel territorio che è strategico per i nostri interessi e non solo dal punto di vista economico. È chiaro che prima o poi l'opzione, se lo scarpone sulla sabbia o meno, dovrà essere valutata. Sino ad ora è sempre stata, come dire, uno scenario molto lontano, ma prima o poi deve essere presa in seria considerazione. Non si può restare a guardare laddove corrono i nostri interessi e ci passano sopra senza poi esserne in qualche modo di essere in grado di poterli governare. Allora, io ringrazio i miei ospiti, faccio solo vedere in chiusura Libero, dato che abbiamo anche l'ospite, non abbiamo ancora fatto vedere, altra scemenza. Grazie. Del governo, regaliamo metano ad Albania e Grecia, ha votato lo stop alle trivellazioni al largo dell'Adriatico, così il gas lo estrarranno i nostri vicini e ce lo venderanno a caro prezzo. Questo è il titolo di apertura di Libero. Siamo in chiusura, devo salutarvi, io ringrazio in collegamento da Milano Enrico Paoli di Libero per l'appunto. E Giuseppe Mazzei, editorialista della discussione, grazie per essere intervenuto. Grazie. Noi ci fermiamo qui dunque con la rassegna stampa.